Un benvenuto a tutti voi, amici di Televisionario 2.net, che ci seguite dall'Italia e dal mondo, e a tutti coloro che sono collegati su Un'ora TV, canale 895 del digitale terrestre della Regione Campania. Oggi a questa trasmissione l'intervista a due grandissimi personaggi che sono in collegamento da Buenos Aires. Iniziamo subito con le donne. Benvenuta a Dana Magiarra, soprano. Olana, bienvenida. Hola, hola Alessandra, ¿cómo estás? Un placer. Un piacere anche per me. Il secondo ospite è Ivan Buenos Aires, che è un fotografo di grandissimo successo, nonché vicepresidente dell'Associazione dell'Art Nouveau di Buenos Aires. Benvenuto, Ivan. Buongiorno Alessandra, grazie. E il signore che vedete presente si chiama Alejandro e sarà colui che tradurrà da parte dall'italiano allo spagnolo e viceversa. Inizierei subito con Ana. Ana, quando è nata l'idea di iniziare una carriera nel campo della musica? Alejandro, puoi tradurre. Quando iniziò l'idea di iniziare una carriera nel campo della musica. Bien, fue, yo siempre digo que fue como, fue algo muy natural que se fue dando, È stata una cosa naturale che si è data? no fue algo que haya planificado conscientemente. Non è qualcosa di pianificato, di pianificato. Siempre canté y luego en la adolescencia Sempre ha cantato. E dopo quando era un teenager, fui incursionando de forma autodidatta. entrato Luego in una carriera studiando. autodidatta, non studiando. Sí, y bueno, y allí fue cuando incorporé conocimientos de ópera, técnica, vocal, viajaba mensualmente. Con la conoscenza dell'opera. Viajaba mensualmente a Buenos Aires y bueno, y entré a todo este mundo Questo. lírico. Come? Scusa, perdon. Y allí fue cuando conocí todo este mundo lírico, fusionando con estilos no más, más rock, jazz y bueno, y pop. Anche lì quando ha cominciato con il mondo lirico, fusionato con il jazz, con il pop. Correcto. Y así fue como que la vida me fue llevando y de repente ya me encontraba frente a un escenario y no paré más. E dopo si è trovato, e la vita è andata così, si è trovato una volta in una scena. Así que no sería un momento, la verdad que la música siempre estuvo en mí, siempre, desde Aveva siempre. un punto fisso nella sua vita, beh, perché la musica è stata sempre con Sí. lei, nella sua vita. Y luego la vida sola me fue llevando a ponerme en contacto, ¿no? Más Dopo la vita l'ha exterior. portato e l'ha messo in contatto con l'estero, con il mondo esteriore. Sí, yo cantaba para mí en mi cuarto. Lei cantava per lei stessa nella sua camera. Dopo Y bueno, y luego así fue que eso interno se hizo externo. questa cosa interna, dopo è diventata esterna. Ok, bene, grazie. Senti, Ivan, invece tu quando hai scattato la tua prima foto? La fotografía es una pasión desde muy pequeño y en especial siempre sobre arquitectura. Cuando era más chico, sacaba fotos de casas o edificios. L'architettura è stata sempre una passione per lui, anche da piccolino, ma lui si è concentrato nella fotografia dell'architettura. Ecco, perché è nato proprio la passione per l'architettura? La pasión por la arquitectura, a pesar de que mi profesión es de abogado, La sua professione è avvocato. y he hecho un posgrado en gestión patrimonial para perfeccionarme en lo que es la actividad actual, que es ser el vicepresidente de la Asociación Art Nouveau de Buenos Ha fatto un Aires. postgrado all'università per perfezionarsi nell'ambito della
gestione del patrimonio, patrimonio architettonico o culturale. Senti Anna, invece tu hai uno stile cosiddetto crossover, quindi tu sei un soprano e hai una voce bellissima, a me piaci veramente tantissimo, so che sei seguitissima, sei una vera e propria star. E quanto, ecco, l'opera lirica ha influito nel tuo percorso musicale? Quanto ha influito entonces la opera, o sea, es una persona que más bien se la puede considerar como un crossover por el estilo. Entonces, ¿cuánto ha influido en ti? Ha influido muchísimo, ya que fue como el empujón, ¿no? Para buscar conformar una banda musical. Esa es también importante porque ha estado como un impulso. Per cominciare con questa banda. Y luego lo que me permitió la ópera fue conocerme a mí misma, conocer mi voz. Dopo l'opera le ha permesso di conoscere se stessa, conoscere la sua voce. Sí. ¿Recordás, Alessandra, que para una entrevista que hicimos yo te dije la ópera es como un puente entre Dios y la humanidad? Ti puoi ricordare che ti ho detto una volta che l'opera è un po' un ponte tra l'uomo e l'umanità. Penso che sia un tesoro che permette moltissimo. Certo, è un tesoro. Sì. Senti, Ivan, invece qual è stato lo scatto d'oro, quello al quale tu sei più affezionato, quindi la foto que mayormente te ha rimasta en el cuore? Las que más me apasionan es la arquitectura del Liberty o Art Nouveau, como lo decimos acá en Buenos Aires, por toda su cuestión tan poética, tan espectacular, que tiene, que resulta impactante absolutamente y es un movimiento realmente revolucionario. Piuttosto per lui è quello più, la più importante sarebbe l'architettura, mi piace moltissimo l'architettura del Floreale italiano, del Liberty o Floreale italiano, no? Perché la sua estetica che è così tan frondosa in quelli, nella estetica. Benissimo, prego. Ok. Anna, invece una domanda per te. Come è nata la conoscenza con Luigi Mosello, con il quale sono nati due brani, quale il, diciamo, il restyling, chiamiamolo così, di Perfect, di Listen, scusami, e di Grande Amore del Volo? Come ha surgito, entonces, tu relazione? No, porque se corta un poco. Con Luigi Mosello. Sí. Sí, sí. Bueno, fue maravilloso todo esto que aporta, como estamos hablando hoy, ¿no? Estos medios de conectarnos con todos en cualquier parte del mundo. Y bueno, como artista, como referente argentina, fui convocada por Universal Music. Y la realidad es que trabajar con Luigi Mosello fue maravilloso. Él hace... Son stati convocati per la disca, la compañía discográfica, ¿cómo se llama? Sí, Music Universal. El Music Universal es stato lì dove loro si sono conosciuti. Ok. Sí. Y luego trabajamos en Grande Amore, en una versión en portugués. Y luego sono lavorato en Grande Amore, en una versión en portugués. Y luego... ricordo Grande Amore per chi ci segue, la canzone del Volo. Prego. Sì, e luego trabajamos en una composición de Luigi y su hijo Fabio Mosello. Dopo ha lavorato con una composizione di lui e del suo figlio. Come si chiama? Luigi. Fabio, sì, Luigi e Fabio. E Listen, che fu anche una hermosa composizione. Una hermosa composición. Sí, siempre es un placer, es nutritivo, es maravilloso
hay una hermosa amistad con ellos y bueno, con la bella Italia. Estuve en el 2018 filmando el videoclip de Grande Amore. È stata in Italia per filmare. Sì, estuvimos por Italia, estuvimos por Barcelona también. Por Barcelona. Sí, así que nada, es precioso, precioso trabajar siempre con artistas. Es bellísimo trabajar de toda parte del mundo. Anche de tutta parte del mondo. Benissimo, allora adesso ci ascoltiamo proprio dalla splendida voce di Anna Magyar Listen e poi ci sarà qualche secondo di pubblicità, vedremo alcune foto del bravissimo Ivan Buenos Aires e subito dopo insieme con i nostri ospiti, quindi qualche secondo di pubblicità. La destacada soprano crossover argentina Anna Magyar presenta en formato streaming su último show en el Teatro Colón de Mar del Plata, Argentina. Estreno miércoles 7 de octubre por Ticketek. La qualità e l'eccellenza nel mondo. Oggi vi parlo delle composte di Paliquet. Paliquet composta di agrumi di Sicilia, arance cannella, arance amare, bergamotto, limoni di Sicilia, mandarini curcuma e molto altro. Qualità ed eccellenza nel mondo. La Sicilia senza confini. Paliquet. Consegne in tutto il mondo. Che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua. No! Profumeria Ottica Boutique Paulon, tra le 5 migliori profumerie d'Italia. Si trova in Piazza Cadorna 5 a Stresa, Lago Maggiore. Effettua consegne in tutto il mondo. Contatta cla.merri@hotmail.com. Personale altamente specializzato ti consiglierà i migliori prodotti, compresi quelli esclusivi per la profumeria Ottica Boutique Paulon. Prima di procedere con l'intervista con i due nostri super ospiti e l'esibizione di Anna Magyar in Listen, vi vorrei far vedere alcune delle foto del nostro Ivan Buenos Aires. La prima è Casa Ferrario 1902, Via Spadari 3, Milano, opera dell'architetto Ernesto Pirovano. E di questa casa vediamo altre due particolari. Vi ricordo sempre Casa Ferrario, Via Spadari 3, Milano. Altro dettaglio di questa casa che è molto bella, è una casa del 1902. Ed ecco l'ultimo dettaglio di Casa Ferrario, opera dell'architetto Ernesto Pirovano. E da Milano passiamo a Torino, a Casa Maffei, una casa del 1906 che si trova in Corso Rodolfo Montevecchio 50 a Torino, opera dell'ingegnere Antonio Vandone di Cortimiglia e la ringhiera è di Alessandro Mazzucottelli, invece i bassorilievi di Giovanni Battista Alloati. E sempre della stessa casa, Casa Maffei 1906, un altro dettaglio con la parte sempre in ferro di Alessandro Mazzucottelli. E da Torino passiamo a Mosca. Mosca, siamo alla Ryabushki Mansion. E di Fyodor Osipovich Shechel, tra il 1900 e il 1902 è stata costruita questa meravigliosa edificio e questa scala stupenda.
E sempre a Mosca, siamo nel patio del monastero di Sonvinkoje, opera di Ivan Sergejevich Kunzetov del 1907. E ancora a Mosca, siamo alla sede dell'Ambasciata del Brasile, un edificio molto bello disegnato dall'architetto Alexander Kaminsky e un edificio del 1875. Ed ora Anna Magyar in Listen e subito dopo continua l'intervista con i nostri due super ospiti. Where there is a sad world, I fight with Lacuna for my dreams. Remember the password from the past, my soul is king. Where there is a sad world, you're looking the pain on everyone. Where there is a sad world, we'll Televisionario 2 e official media partner del Festival di Napoli Lyric New Generation, che si terrà nel mese di dicembre al Teatro Mediterraneo a Napoli. Nora TV,
canale 895 del Digitale Terrestre, official media partner del Festival di Napoli Lyric New Generation. Si terrà nel mese di dicembre presso il Teatro Mediterraneo a Napoli. Che te pregunto, che quando poi donde... Momento d'oro per la coppia Secco Punga, crossover duets, oltre 330.000 ascolti bollenti. CD disponibile su Amazon e Spotify. 26-27 settembre, picnic lirico, arie d'opere e canzoni, nello splendido scenario delle Cave di Arzo in Svizzera. Televisionario 2, official media partner dell'evento. Hola, hola Ivan. Insieme subito dopo la pubblicità, subito dopo aver visto anche i bellissimi lavori di Ivan Buenos Aires e aver ascoltato la meravigliosa voce di Anna Magiar. Senti Ivan, parliamo un attimo del tuo rapporto con la musica. Arte e musica, come si sposano? La musica también es una pasión desde muy pequeño y recuerdo lo que me apasionó, la sinfonía número 9 de Anton Dvorak por Arturo Toscanini. La música es una pasión desde piccolo, el primo tema que le ha apasionado es la sinfonía número 9 de Anton Dvorak per Arturo Toscanini. Sí, diretta da Arturo Toscanini. E poi nel proseguo della tua carriera come fotografo, quanto la musica comunque è importante nella tua vita? La musica è quizá per me il massimo de los artes e acercarmi alla fotografia è un poco... Per lui è l'arte massimo? Sì, la musica è l'arte massimo e acercarmi con la fotografia è un poco approcciarsi a questa meraviglia che è la musica, no? E avvicinarsi alla fotografia è una forma anche di avvicinarsi alla musica. Ok. Anna, invece per te quanto è importante l'arte? Qual è il tuo, quale visione hai tu dell'arte? Por favor, ¿qué visión tienes del arte? ¿Cuán importante es para vos el arte? Yo creo que el arte es una parte de mí. Es una extensión. O sea, siempre está y va a estar, ya sea para mí en mi casa o afuera, es parte de mi vida. Es parte de su vida, estará siempre con ley, dentro o fuera de su casa. Me ha acompañado mucho en muchos, yo creo que la música, el arte, ¿no? En su totalidad, acompaña en todos los procesos personales. La acompaña en todos los procesos personales de su vida. Gracias a la música conocí a mi marido. Gracias a la música he conocido a su marido. O sea, he viajado mucho. La música es un todo. Yo creo que es un todo. Molto a causa de la música, es un tutto, una totalidad para él. Permite, da la posibilidad de crear, de compartir, ¿no? De conocer. De crear, de condividir. Así que creo que es muy especial el poder, para todos, ¿no? Poder ya sea disfrutar, hacer o compartir arte en toda su expresión. Es especial porque permite de disfrutar, de condividere, de assaporare entrambe le arti. Senti, Anna, tu hai ricevuto molti premi durante la tua carriera. Che valore ha per te ricevere un premio? Che valore tiene per te ricevere un premio? Yo creo que recibir un premio es valioso en lo personal porque... Ricevere un premio es importante a nivel personal. Porque reafirma un poco, ¿no? Acompaña un poco este camino, ¿no? Porque confirma un poco eso, el camino donde se anda.
donde también se mezcla un poco la esperanza, un poco la incertidumbre, ¿no? Porque uno cree que si sí, mistura anche la esperanza, l'incertezza. Y creo que es una devolución, ¿no? Un premio, un reconocimiento es como una devolución, es como moverse con uno, es como entenderse, es como hablar un mismo idioma. Y bueno, creo que es muy una lengua común, es como ricevere qualcosa. È molto gratificante. È molto gratificante. Senti Ivan, invece per quanto riguarda il tuo lavoro come fotografo, qual è lo scatto, la foto che tu vorresti fare e che ancora non hai fatto? Las fotos, bueno, una de los lugares en donde quisiera retornar es porque hay una relación desde muy pequeño en Torino con Pietro Fenoglio. C'è un rapporto molto importante con Pietro Fenoglio che si trova l'architettura di lui a Torino. Pietro Fenoglio está presente su familia desde muy pequeño porque tenía familiares acá en Argentina. Una parte della famiglia Fenoglio si trovava in Argentina. Entonces, cuando he visitado Torino, una de mis pasiones era conocer la obra de Pietro Fenoglio, que la he fotografiado en gran parte, pero hay algunas, por ejemplo, la Villa Scott, con todos sus árboles, en primavera o verano, era complicado fotografiarla. Plenamente, es decir, me encantaría conocer muchos de los interiores de las casas de Fenoglio. Sí, dunque, lui ha fotografato qualche edifici de Fenoglio a Torino, ma c'è quella, la Villa Scott, che è molto difficile da fotografarla di fuori perché ci sono tanti alberi di fronte alla casa. Dunque, per lui sarebbe importante una volta nella vita poter entrare o vederla e fotografarla fuori e dentro anche. Y otro de los descubrimientos en Torino fue con Alessandro Mazzucatelli. E anche la scoperta di Alessandro Mazzucatelli, il gran herrero del Art Nouveau, considerato dell'Art Nouveau, considerato Michelangelo della ferreria, si dice come. Sì. La ferreria. Oh. Entonces recorrer toda esa obra, por ejemplo, he encontrado donde vive mi familia. Cerca di Milano, ha trovato a Galarate dove la sua famiglia abita qualche lavori di Fenoglio. Di Mazzucatelli. Ok, sì, di Mazzucatelli. Perfetto. Senti Anna, qual è il tuo sogno nel cassetto a livello lavorativo? Per favore, Leandro. A livello di? Laboral. ¿Cuál es mi sueño? Sí, ¿cuál es mi anhelo? No, mi anhelo es seguir creando. Me encantaría compartir un escenario, ¿no? Con Andrea Bocelli. Mi piacerebbe moltissimo condividere con Andrea Bocelli una. Con Sara Brightman, con los referentes del classical crossover. Con quelli referenti del jazz. Y también con un músico alemán que admiro muchísimo, Schiller. Schiller. Y también un musicista tedesco, Schiller. Perfecto. ¿Y invece tu sueño del cassetto, Ivan? El sueño. El sueño en la vida, respecto al trabajo. Respecto al trabajo, seguir conociendo en distintas ciudades del mundo la maravilla del Art Nouveau. Continuare a conoscere le diverse città del mondo dove si trova l'architettura dell'Art Nouveau. Es una, por ejemplo, París la he conocido en muchas ocasiones, pero descubrirla, París, el Art Nouveau de París, es otra cosa. Es decir, no me interesa el resto de todo lo importante, solamente ver las obras del Art Nouveau. Y es otra pasión, porque el Art Nouveau tiene una magia espectacular. Por ejemplo, la ciudad de París, para él ha sido una cosa importante, porque la scoperta del Art Nouveau a París, que es piuttosto nascosto, un poco secundario, dunque
per lui è stata una scoperta importante. E... seguire scoprendo città. Seguire a scoprire diverse città dove l'Arnouveau è importante. Okay. Senti Anna, io vedo sul tuo muro due bellissime farfalle. Sono una mariposa come bonita, dice. Ah, ok. Grazie Alessandra. Senti Anna, qual è il tuo piatto preferito della cucina? Quale cucina ami? La cucina argentina, italiana, qual è il tuo piatto preferito? Il piatto preferito della cucina argentina o italiana? Mira, en este momento estoy cambiando un poco, estoy dejando de comer carne, así que me estoy inclinando. Está mudando un poco, está dejando de mangiar la carne. Pero toda la pasta. Toda la pasta, sí, canelones, sí, sí. Canelones. Sí. Ensalada, sí, me gustan mucho las semillas, los condimentos, las especias. Le spezie. Ok. E invece il tuo piatto preferito, Ivan? Y también son las pastas. La pasta es una pasión desde siempre. Es decir, me pueden dar diversas comidas, pero cuando hay un plato de pastas hay una sensación. Una sonrisa. Anna, il tuo prossimo appuntamento? Sita, tu prossimo sita musicale. Sì, il 7 di settembre starei offrendo un show in streaming per Ticketek. Ok. Así que ya están las ventanas, las entradas a la venta. Así que para el 27 de settembre. 7. 7 di settembre hanno aperto la possibilità dell'acquisto dei biglietti per un evento. Per tutto il mondo. Ah, perfetto, perfetto. E ti si può vedere in streaming, giusto? È possibile averte in streaming? Sì, sarà l'ultimo concerto che dimos este año en el Teatro Colón de Mar del Plata. Sarà l'ultimo concerto che sono dati alla città di Mar del Plata, il Teatro Colón di Mar del Plata. Perfetto. Io non ho veramente parole per ringraziarvi, anzi un'ultima domanda volevo fare anche... Perdon, dije settembre, è ottobre. Sì. Ottobre. Ah, per esempio. Sì. 7 ottobre. Pensavo avessero già aperto i biglietti, la possibilità dell'acquisto dei biglietti prima, ecco, a settembre, per quello che ho immaginato il 7 di settembre fosse giusto. Ivan, senti, prima di concludere la trasmissione, invece il tuo prossimo appuntamento lavorativo, il tuo prossimo impegno, quale sarà? Los próximos días se va a hacer a través de un canal de televisión, Canal A, que es un canal de cultura y arquitectura de Buenos Aires, la presentación de la Casa Lago Marcino, que es una de las joyas del Liberty de Buenos Aires. Es de Virginio Colombo, un arquitecto italiano, en donde esta residencia tiene lo que hoy está en manos de la Casa de la Provincia de San Luis, es la Casa de la Provincia de San Luis en Buenos Aires, con unos interiores magníficos del estilo Liberty. Es una de las dos o tres residencias donde los interiores son maravillosos, no solamente el exterior, sino el interior. Próximamente ci sarà un programa nella la TV per cambio. Si presentaranno una casa Art Nouveau del stile Liberty in Buenos Aires, molto importante, dell'architetto Colombo, e che oggi appartiene sarebbe la casa della provincia di San Luis, che è una provincia dell'Argentina. E loro l'hanno restaurata si trovano interiori con decorazioni molto importanti e molto belle. Benissimo. È importante darla a conoscere. C'è molta Art Nouveau in Argentina, vero? Io sono stata a Buenos Aires e ho visto appunto questo stile Liberty, bello. Buenos Aires tiene una distinzione in che la architettura Art Nouveau
tuvo sus libertades fuera de los cánones de las escuelas, en donde hay una mezcla, es decir, bastante ecléctica, una reinterpretación. Y otra de las curiosidades que tiene Buenos Aires es que se puede ver todas las corrientes de este movimiento. Podemos ver Liberty, Jugendstil, Secesión, Modernismo, en una sola ciudad. Que a Buenos Aires se trovano le diverse correnti della Nouveau, quella della Germania, come il Jugendstil, la Secessione vienese, il Liberty italiano, il Modernismo catalano. Dunque è un Art Nouveau diverso e eclettico, perché anche se gli architetti argentini si sono presi diverse libertà per ispirazioni diverse per costruire. Perfetto, grazie mille. Allora ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo dall'Italia e dal mondo, le 7 di ottobre, Anna Magyar al Teatro Colón de Mar del Plata, in evento in streaming, quindi si possono assolutamente acquistare i biglietti. Poi vedrete appunto anche come acquistare i biglietti nella parte che segue. Ora io saluto i miei ospiti. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ivan. E per voi però rimanete ancora sintonizzati, perché adesso ascolterete la splendida voce di Anna Magyar in Grande Amor, la versione in portoghese del volo, e vedremo ancora alcune delle meravigliose foto di Ivan Buenos Aires. Un saluto a tutti voi e grazie ai miei ospiti. Un abbraccio, ciao a tutti. Un abbraccio, perché quando vivo. La destacada soprano crossover argentina, Ana Magyar, presenta en formato streaming su último show en el Teatro Colón de Mar del Plata, Argentina. Estreno, miércoles 7 de octubre, por Ticketek. ¿Hay un libro en el cassetto que vorresti publicare? Affidati a Sakura Ediciones, la tua casa editrice, nota per affidabilità e professionalità. È presente nelle più importanti fiere nel mondo. Contatta subito sakuraediciones@gmail.com. Toda vez que penso nele, o doce perfume da sua pele é uma força imensa que pinta meu céu de mil cores. Não recebo as palavras, até mesmo escritas, para confessar meus maiores medos. Eu quero dizer este grande amor. Só em você. Diga porque quando sinto, sinto por você. Diga porque quando vivo, vivo em você. Yeah.
noches frías sin pensar en nada. Es que tengo tanto, tanto para lidar. Por favor, no te mora. Seu amor é meu guia. E sempre será. Diga porque quando penso, penso só em você. Diga porque quando sinto, sinto por você. Diga porque quando vivo, vivo em você. Grande amor. Dígame que você não vai me deixar. Dígame que E dopo Grande Amore, la versione in portoghese del volo cantata dalla meravigliosa Ana Magyar con la sua splendida voce, ritorniamo a qualche fotografia del nostro Ivan Buenos Aires per concludere questa puntata dell'intervista. Qui siamo a Madrid, alla Plaza de Matute di Eduardo Reynolds, un edificio del 1907. E poi approdiamo al Palacio Longoria, altro splendido edificio dell'architetto José Grases Riera del 1904. E da Madrid andiamo in Sud America e andiamo direttamente in Argentina a Mar del Plata. Jean Ville, una splendido edificio del 1908. E poi siamo sempre a Mar del Plata, a Villa Ortiz Basualdo, oggi è il Museo Castagnino. Siamo in Avenida Colón ed è un edificio anche qui del 1189, pensate. E poi passiamo direttamente a Busto Arsizio, quindi ritorniamo in Italia, Villa Ottolini, l'architetto Camillo Crespi Balbi, e la parte ovviamente sempre in ferro e di Alessandro Mazzucatelli, 1902. E ancora Villa Ottolini Tosi. E l'ultimo dettaglio di questa splendida Villa Ottolini Tosi che si trova a Busto Arsizio ed è del 1902. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti!